voi rappresentate una grande opportunità, almeno così voi avete detto. In che senso? Beh, intanto esprimiamo un'Italia nuova, un'Italia che è già cambiata e che soprattutto attraverso un partito che è il Partito Democratico, che davvero con questo gesto ha dimostrato coerenza e soprattutto un legame con un territorio e con insomma, un percorso che è stato fatto insieme in questi ultimi anni insieme a Pierluigi Bersani. La prima cosa che farete al Parlamento? Beh, la prima cosa è applaudire la legge sulla cittadinanza, insomma su questo scommettiamo, abbiamo scommesso e sarà davvero una grande gioia quella di poter essere presenti quando finalmente questa legge sarà cambiata. Che cosa rappresenta questa occasione, insomma, di essere candidata in un partito? Essere candidata in un partito alle politiche nazionali, insomma, è un passo importante e non dico solo nel mio nome personalmente, ma proprio per tutti gli immigrati che ci sono in Italia. Stiamo parlando di un esercito, chiamiamolo così, di 5 milioni di persone che lavorano, vivono qui, pagano le tasse, ma che ancora non hanno trovato una rappresentanza. Questa è una grande opportunità, dopo 27 anni io mi sento italiano, il programma del PD mi ha convinto perché è un programma che parla dell'unità. Quando si parla del lavoro, dare la dignità alle persone, è una, diciamo, un'operazione che va a rendere tutti uguali. Quali sono le prime cose, i primi temi che porterete insomma in Parlamento? Le prime cose, come seguo la linea che ha detto l'onorevole Turco, le prime 100 giorni sicuramente il lavoro, sicuramente il discorso dell'integrazione, perché appunto questo processo che è stato inaugurato dal PD merita di essere subito attivato perché diventa qualcosa di concreto. Farete insomma delle iniziative mirate, no? Per portare i vostri temi, ecco, Lampedusa, quali saranno? C'è Lampedusa, poi andremo a Castel Volturno anche per come partecipazione anche il lavoro che abbiamo portato in questi anni contro lo sfruttamento al lavoro, quindi sostegno alla legalità. Poi saremo a Modena, che è la mia città. In questo anno Modena ha subito, quello che sappiamo tutti, una tragedia con il terremoto, dove non dimentichiamo che molti migranti hanno perso la vita in quella zona. Con questa campagna vogliamo essere vicino a tutte le famiglie, vogliamo essere vicino alle zone terremotate, vogliamo essere vicino a tutti i lavoratori di quella zona, per dire che anche come forum immigrazione, migranti e italiani dobbiamo essere uniti.